Continuo per la salus animarum, per la salvezza dei fratelli. Conclusione di queste riflessioni vorrei affidare a Maria tutti i membri di questa assemblea, tutti uno a uno. Sia la Madre del Signore, di cui Padre Pio è stato un figlio devotissimo e fedele, la nostra guida nel viaggio verso la santità. Ci insegna ad accogliere il Vangelo in atteggiamento di continua conversione, per ricevere la gioia da Dio e per diventare la gioia di Dio. Se gli diamo l'occasione di perdonarci e di vederci crescere nella comunione con Gesù, che è via, verità e vita. È Lui, e Lui solo, il primo e l'ultimo, l'Alfa e l'Omega, il Signore che era, che è e che viene, l'Onnipotente. Amen.